Pino Insegno, noto conduttore di Rai, torna sotto i riflettori per discutere del suo recente ingresso nel programma Reazione a Catena, succedendo a Marco Liorni. Tra le critiche e l'accoglienza del pubblico, Insegno condivide la sua esperienza e anticipa dettagli sul suo prossimo show. Il conduttore non solo analizza il feedback ricevuto dal pubblico, ma mette in luce anche le interazioni con i colleghi e le personalità del mondo dello spettacolo. Pino Insegno e l'approdo a Reazione a Catena, un nuovo inizio in Rai. Pino Insegno ha recentemente assunto il ruolo di conduttore del popolare quiz show Reazione a Catena, dove ha sostituito Marco Liorni. Sin dal suo debutto, Insegno ha mostrato il suo entusiasmo per il programma, affermando che l'esperienza è andata oltre le sue aspettative. È andata anche meglio di quel che pensassi, ha dichiarato, citando la qualità del programma e la scrittura eccellente. Questo successo iniziale ha, però, fatto da contraltare alle critiche ricevute, che sono arrivate principalmente attraverso i social media. Critiche e reazioni del pubblico. Inizialmente, l'ingresso di Insegno nel programma non è stato accolto da tutti con entusiasmo, e alcune sue scelte sono state oggetto di critiche. Il conduttore ha commentato la situazione, affermando che non presta più attenzione alle critiche emerse attraverso le piattaforme social, definendole superficiali e in alcuni casi al limite dell'insulto gratuito. Non guardo più i social, ha spiegato, sottolineando che tali commenti non influenzano il suo percorso professionale. Nonostante le contestazioni, Insegno ha ricevuto numerosi messaggi di supporto da colleghi e amici del mondo dello spettacolo, rafforzando così la sua posizione. Messaggi di supporto dai colleghi, un sostegno significativo. Pino Insegno ha menzionato alcuni colpi di fortuna ricevuti durante questo periodo, evidenziando la solidarietà espressa dai suoi colleghi. Hanno fatto il tifo per me colleghi e amici come Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis e Carlo Conti, ha relazionato. Questi messaggi di stima non solo hanno avuto un impatto positivo sull'umore del conduttore, ma hanno anche contribuito a creare un clima di fiducia attorno alla sua gestione del programma. Insegno ha poi rivelato di essere stato favorevolmente sorprendente dal supporto ricevuto da Umberto Orsini, un attore di grande prestigio che lo ha contattato per complimentarsi. Il nuovo show Rai, il buono, il brutto e il cattivo, dettagli sul programma. Insegno ha svelato anche dettagli interessanti riguardo al suo prossimo progetto su Rai, intitolato Il buono, il brutto e il cattivo. Inizialmente previsto in 6 puntate, il programma si svolgerà soltanto in 2 serate, il 3 e il 10 gennaio. Il conduttore sarà affiancato da noti esponenti del panorama televisivo, Francesco Pannofino e Luca Ward. Durante il varietà, i 3 conduttori selezioneranno film da portare in gara, dando vita a sfide divertenti e coinvolgenti. Ospiti e format del programma. Il format prevede varie prove attraverso le quali ciascun partecipante dovrà cercare di far vincere il proprio film d'elezione. Inoltre, il programma avrà anche ospiti speciali, che interverranno nel corso delle puntate. Insegno ha descritto l'evento come un'amalgama di musica, danza e convivialità, promettendo un intrattenimento di qualità per il pubblico a casa. Con l'arrivo di Insegno a Reazione a Catena, e il suo nuovo show in cantiere, il panorama della programmazione Rai si arricchisce di nuove proposte che continueranno a catturare l'attenzione del pubblico.